Natale si fa, no? Qua. Io parlerò ancora meno, sono qua perché credo che questa iniziativa fatta a Mestre abbia un significato particolare. Vedova era un rivoluzionario, io ero piccolo quando lui appunto era già famoso, perché viviamo momenti storici leggermente diversi. Sicuramente sono parte delle punteggiature dei sigilli, ci è piaciuto questo riferimento, Gabriella Velli è sempre molto, molto poetica nelle sue descrizioni, però forse questa rende speciale. E credo che la mostra sarà davvero speciale, io non l'ho vista, ma adesso andiamo a vederla, credo sarà una bella esposizione, e vi ringrazio anticipatamente perché so che avete fatto un lavoro davvero difficile. Cioè Mestre si merita il meglio. E ho detto, non è possibile che a Mestre non riusciamo a fare cose di eccellenza, e credo che portare Vedova sul Museo del Novecento, e qua faccio i complimenti al Presidente, a tutto insomma, il gruppo del Museo del M9, perché effettivamente non è soltanto raccontare una cosa statica, cioè le lotte operaie e basta, ma capire che tipo di rivoluzioni anche sociali si sono vissute a Marghera e a Mestre, talmente importanti che forse non abbiamo memoria, non abbiamo chiarezza. Vedova l'aveva capito, l'aveva vissuto quel periodo, per cui non possiamo soltanto celebrare, diciamo, icone, chiamiamole più che altro politico-sociali, ma anche la società vera, quella che nel frattempo se ne fregava di tutto e liberamente, appunto la libertà, con quella libertà Vedova ha partecipato alla costruzione del nostro paese. Prima del mio arrivo in Italia.